L'idea del libro mi è nata quando nel 2007 sono stata ospite a Brooklyn, New York. Ho pensato di narrare una storia di una donna che ha sposato un italo-americano e che poi è andata via dal nostro territorio pensando di trovare l'America. In realtà l'America era qui, nel nostro luogo natio. Il romanzo, il libro, si svolge nella prima parte nella città vecchia. Poi si spostano a Francavilla per un'evacuazione e infine poi in America. Ermi è la storia di una donna che rappresenta tutti noi. Una donna che in una società razzista nei confronti dell'essere femminile non cambierà mai. Quindi c'è un certo fatalismo anche verso la fine del romanzo, un po' verghiano se vogliamo. Il fatalismo è presente, quindi si accettano le condizioni che la società detta.